Questo è il secondo appuntamento, ce ne saranno degli altri. Lo scorso era il 23 settembre, dove abbiamo rilanciato questo progetto che è nato insieme di come si SMP, che parla, guarda caso, di digitalizzazione, ma in una chiave un po' diversa, che non è quella ingegneristica di processi razionali che va molto bene, ma riguarda anche la relazione tra persone e in buona sostanza digitalizzata. La relazione. Prima di partire, allora, Alfredo, avevi preparato un video, Sì, esatto. così apriamo Allora, questa cosa bella e poi iniziamo a bene, bene. Allora, beh, come già anticipavo, innanzitutto grazie di essere venuti in presenza, poi contemporaneamente siamo, metto qua perché siamo anche in streaming online. Sì, appunto, Imprese Futuro è un ciclo che abbiamo iniziato a sviluppare con CSMT e Smartop. Che ha l'obiettivo di vedere ciò che serve dal punto di vista degli strumenti, ma soprattutto ciò che serve alle persone per considerarsi parte integrante di una squadra, altrimenti se ci limitiamo solamente agli strumenti e alle macchine andiamo poco lontano. Partiamo con un piccolo video che anche, infatti, vedete col supporto di Upago e Fornitori, che è una campagna che ho lanciato a marzo dell'anno scorso e che parla da sé. Francesco Balzani, quello che stiamo facendo, e grazie anche al CSMT, non è solo ed esclusivamente fare impresa e fare impresa da un punto di vista tecnico, innovativo, quant'altro, ma pensare ad un'impresa olistica dove prima si formano le persone e qui non a caso il percorso che stiamo facendo con l'università. Dalle persone si possono formare i professionisti. Quindi iniziare a parlare di valori come quando ho lanciato io pari fornitori non è nient'altro che un messaggio. Al tempo era nato perché nel momento in cui è esplosa la pandemia c'era gente più preoccupata, che ha detto benissimo, adesso che c'è la pandemia non mi pagheranno più. Il pretesto sarà la pandemia per non pagarmi. E quindi nasce da lì. In verità, io pari fornitori è alla base di quello che effettivamente è il valore più importante. Cioè, noi non possiamo pretendere che uno Stato o comunque qualsiasi tipo di istituzione possa fare qualcosa per noi se noi per primi non facciamo qualcosa. La prima cosa da fare è mantenere la parola data. Questo per me è l'aspetto più importante che un imprenditore deve fare nella propria quotidianità. Quindi, succede? Partite avanti? Sì, sempre più avanti, scusate. Quindi, detto questo, entriamo a bomba, come si dice, nel nostro argomento. Perché adesso andrò veloce per le cose che abbiamo già visto nel primo appuntamento, perché oggi abbiamo qualcosa in più. L'ultima volta abbiamo visto gli argomenti. Cosa? Mi Sì. raccomando, va. Raccomando, va benissimo, ma sono io che vado un po' meno. Noi che cosa abbiamo fatto negli ultimi 5 anni? Abbiamo intervistato oltre 300 aziende e è venuto fuori che il patrimonio delle imprese italiane risiede nel metodo con il quale vengono impiegati i talenti. Questa è la cosa fondamentale. Come vengono impiegate le persone? Qua ci sarebbe tanto da parlare. Però rispetto a questo argomento, che cosa abbiamo notato? Che purtroppo c'è ancora molto l'idea del perfetto, io ho bisogno di un ingegnere, quindi cerco un ingegnere. Non funziona più così. Cioè, oggi bisogna creare delle prospettive. Quindi benissimo, cerco un ingegnere, che cosa farà?
di che cosa ha bisogno, come, quando, perché, di queste cose ne parleremo. Il 90% delle imprese non ha strumenti per applicare un metodo in tutto il flusso organizzativo. Cioè oggi le aziende funzionano perché ci sono delle persone all'interno che sanno quello che devono fare. Quando queste persone inevitabilmente se ne vanno, perché purtroppo e per fortuna da un certo punto di vista la vita va avanti, c'è che va in pensione, cioè si porta via pezzi d'azienda. Cioè oggi questo non è più applicabile. Tutte le non conformità e defezioni sono frutto di una cattiva e mancata relazione. Vi posso dire che almeno il 90% dei dati, 80 qualcosa, però siamo più vicini al 90%, delle aziende che abbiamo intervistato da un punto di vista tecnico, produttivo, ingegneristico, sono tutte eccezionali. Cioè chi più chi meno, però parliamo ovviamente di queste 300 aziende, chi effettivamente si pone in quello che è un po' un aspetto produttivo d'eccellenza. Quindi tutti i problemi sono dati a una mancanza di relazione interna ed esterna. Questo è molto interessante. È parte integrante di quello che poi è l'argomento che tratteremo oggi. Allora, benvenuti nel 2021, quando molto veloce, ops, noi abbiamo fondamentalmente oggi tre importanti argomenti. Operai, quindi chi opera in azienda, operai inteso operai, chi opera all'interno dell'azienda. La politica, qua scendiamo un velo pietoso, e le scuole. Le accademie in questo momento stanno guardando al CSMT, a aziende come Beacon, come Smartop, per poter dire perfetto, dateci una mano a portare i ragazzi all'interno delle imprese. E qua abbiamo creato un progetto di innovazione, poi c'è qua anche con noi Francesca che è una stagista che in questo momento sta lavorando per l'interno di un progetto e non a caso del progetto di cui parleremo oggi, perché non voglio, lo sapete già, perché ci sarà un ospite, materie prime, e questo pesa ovviamente su tutto quello che sta succedendo oggi. Però attenzione, materie prime, adesso non voglio entrare in situazioni economico-politiche delle quali non ho le competenze, ma l'incontro precedente abbiamo speso almeno 40 minuti a parlare di quello che sta succedendo a livello contingente. Tutto quello che sta succedendo ha a tutti gli effetti un po' il sentore di qualcosa che non sta venendo a caso. Inutile dire che a livello internazionale l'Italia fa paura, perché la resilienza che abbiamo noi italiani ed è l'impresa fatta bene, a livello internazionale fa un po' paura. Poi su questo magari se ci sono domande. Io adesso vorrei lasciare la parola a Andrea Pasotti, perché parliamo di business process management, perché è stata proprio la punta dell'iceberg dalla quale poi è partito tutto il progetto tecnico, ma anche, come si può dire, come dicevamo prima, olistico. Quindi, innanzitutto capire questo BPM, che cosa significa, a cosa serve e, soprattutto, da che base è importante partire per poter arrivare agli argomenti. Grazie. Quindi, grazie a quello che mi hai presentato. Il CSMT mi occupo di gestionale, sono responsabile dell'innovazione gestionale, che è uno dei centri di competenza del CSMT, e da sempre questo è per me l'argomento con cui sono partito, che mi ha appassionato proprio anche come primo lavoro in azienda, quindi ho un affetto anche storico da questo punto di vista, e mi sono autoincaricato di annoiarmi, ma solo per pochi minuti, una decina di minuti, per inquadrare anche dal corretto punto di vista questo che è l'argomento. Mi sono messo troppo distante. Sì. Sto di qua. Ok, è andato. Ok, quindi abbiamo dato anche una forma grafica, abbiamo scelto questo modello tridimensionale della spiral roadmap, quindi questa spirale, ma solo una metafora verso l'alto, di andare in positivo, che è un po' quello, il mantra, il leitmotiv che utilizziamo quando andiamo a fare progetti di innovazione digitale nell'azienda. Partiamo chiaramente dall'infrastruttura, anche se non ci occupiamo direttamente di cyber security, abbiamo dei partner, noi ci muoviamo molto in rete, quindi abbiamo aziende specializzate o professionisti che coprono certe tematiche, hanno competenze che non possiamo ricoprire all'interno. Ovviamente dirò anche all'inizio cose un po' ovvie: se non hai un'infrastruttura
un basamento, una fondamenta anche in metafora edilizia, è inutile andare anche a parlare di altre cose. Per cui avere i server giusti, avere la copertura giusta e quant'altro, e tutta la sicurezza informatica e di privacy che ci va appresso. Il secondo step processo di ipotetico di digitalizzazione dell'azienda e parlare di processi aziendali. Oggi parleremo di processi extraproduttivi, cioè si intende quelli fuori dalla produzione, per cui non parleremo di raccolta dati dalle macchine, di mezzi, industria 4.0, no, andiamo a fare una razionalizzazione, per cui prima di digitalizzare, è giusto, questo me l'ha insegnato una vecchia conoscenza che ha avuto molta esperienza in azienda. Prima diceva, meglio di me, l'azienda deve funzionare bene sulla carta, poi sulla carta tutti la vogliamo eliminare, ma cosa intendeva? Deve essere progettata bene dall'inizio, per cui il classico flow chart sulla carta, su Excel, su PowerPoint o su strumenti come quello che vedete oggi, che sono anche integrati e rendono vivo il processo subito dopo il salvataggio, servono ad aumentare quello che si chiama efficacia e efficienza, che sono i due mondi del controllo di un'azienda. Efficacia vuol dire rendere contento un cliente, dare servizio, e l'efficienza vuol dire fare questo al minor costo possibile. Dove però non si ha un riscontro diretto sui processi, non parlando di materiali, non vediamo prodotti che fluiscono in una linea. Entriamo in ufficio e vediamo persone sedute alla scrivania che digitano. E cosa stanno facendo non è immediatamente capibile e immediato. Con il BPM, quindi il Business Process Reengineering, che poi è diventato Business Process Management, si va a utilizzare il digitale e a rendere vivo il progetto nuovo dell'organizzazione, quindi processi e organigramma fondamentalmente per avere questo tipo di obiettivo. Poi adesso vado veloce, se poi il digitale entra anche nei prodotti, e abilita nuovi servizi, e l'ospite di oggi fa questo di lavoro, quindi a maggior ragione non ne parlerà adesso direttamente, perché comunque parleremo di un progetto svolto all'interno dell'azienda. Però se pensate a produttori di macchinari, beni durevoli, che hanno la loro dignità di esistere perché durano 20-30 anni e producono magari altri prodotti, se il digitale perde anche questo tipo di prodotto, è la macchina che io ho prodotto, ho costruito ingegnerizzato, che per 30 anni mi manda dati che io vado a storicizzare, vado a capire anche quali sono le performance, quali sono i componenti che si usurano, di più allora migliore il progetto, piuttosto che vado a capire come il cliente la utilizza, perché più posso fare un collaudo al mio interno, però arrivo a validare delle performance in laboratorio che non sono mai le condizioni di utilizzo, imparo dal mio prodotto a favore del cliente, dei clienti futuri cui vado a venderlo, ma posso anche spingerlo a una relazione diversa. Quindi se il cliente vuole mi fa vedere certi dati, magari non tutti, perché molti dati sono sensibili, molti dati sono anche utilizzabili in modo privato come trattative, per cui ce n'è una pressa, il mio cliente probabilmente non mi fa sapere quanti colpi al giorno prendo, altrimenti dopo un po' di volte riesco a capire qual è per chi vende la pressa, so stabilire se posso anche alzare il prezzo. Piuttosto che andare a fare business dove c'è il reuse, ma poi dipende anche dal tipo di bene durevole, questo si può fare se i prodotti, se le macchine costano poco, con le macchine del caffè, con le foto che Parigi, non certo, come con una linea che vale 3 milioni di euro. Il cliente vuole pagarla 3 milioni di euro e il fornitore vuole che gli vengano pagati subito, anche per motivi qua. Per cui il digitale può arrivare anche a modificare il business model e la relazione cliente-fornitore. Oggi ci fermiamo al secondo step. Un processo. Adesso mi sono rovinato, devo andare indietro, l'avete già letto, mi avete fatto la domanda: che cos'è secondo voi un processo? Vado avanti, no, adesso è andato indietro, è una serie di attività, ovviamente quando parli di digitale, non si mai in modo digitale, e mai visto una demo che vada bene, quindi è una sequenza di attività, sequenza vuol dire sono attività che devono essere fatte prima, alcune che devono essere fatte dopo, che ha un inizio e una fine. Al più processo in anello chiuso, per cui è un processo interattivo, ma deve avere un inizio e una fine e uno scopo da assolvere. Il processo di acquisto ha l'obiettivo di portare a casa i materiali di commessa o quelli necessari nel momento corretto, al minor costo. Il processo di fatturazione
al compito di mettere una fattura. No, qualche volta quando facevo le interviste aziendali mi dicevano questo, però se qua in funzione di come metti l'obiettivo, tutto il processo, cioè il processo di fatturazione nella testa degli uomini di processo è emettere la fattura, nessuno si occupa del pagamento. È un'attività non mappata, ma è forse probabilmente la cosa più interessante di questo processo. Per cui già anche come definirlo, far finire il processo di fatturazione all'emissione di fattura piuttosto che all'avvenuto pagamento, cambia. Definisce un azionario, definisce delle responsabilità e delle attività. E definisce anche qualcuno che tira su un telefono e si è ricordato di pagare. Peccato che i processi molte volte sono chiari nella testa delle persone, perché le aziende funzionano, non sono quelli che i processi non ci sono, i processi ci sono, però poche volte sono scritti, forse sono scritti quanto basta per avere la ISO 2001, poi la prima cosa ti dicono non guardare il manuale perché non funziona in un altro modo, purtroppo è così. Ma essendo nella testa delle persone, le persone sono diverse, non è detto, e anche qua non è visibile che tutti abbiano in mente lo stesso tipo di processo con la stessa intensità, che inizi e finisca nello stesso, con gli stessi step e abbia lo stesso obiettivo, per cui diventa discrezionale. E questo vuol dire che la visione globale dell'azienda, questo avviene anche per noi, perché noi siamo nell'azienda, che inizialmente avviene poco, non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti si è orientati allo stesso risultato nel linguaggio della Lean Manufacturing che noi utilizziamo. Si parla di orientamento al processo, per cui sapere tutti chi ha, come se fossimo, diciamo, un'organizzazione efficiente del tipo alveare o formicaio, per cui ciascuno sa che cosa deve fare, entro quando lo deve fare e che cosa devono fare anche gli altri. Un altro difetto è che ognuno conosce, anche in ufficio conosce molto bene il proprio lavoro, ma da sapere cosa viene dopo per servirlo meglio. Se mi chiedevi anche questa data o mi chiedevi anche questa informazione, io te la do. Adesso sto scoprendo che fai fatica, che c'è un inceppo, da adesso te la mando avanti. La stessa cosa che cosa c'è. Quindi la visione globale è difficile che ci sia se permeiamo le varie funzioni aziendali. Però i processi, quando ci sono, potrebbero anche avere il difetto che rimangono fermi, ma l'azienda non rimane ferma perché il mercato non rimane fermo, per cui lo sforzo rimane di farsi il mega flowchart, il belly stream map, e dopo 10 mesi condividerlo, poi dopo, al di là di quello che è successo l'anno scorso, il mercato cambia, oppure il mercato non cambia, ma l'azienda acquisisce un nuovo cliente o emette un nuovo prodotto, il processo si deve adeguare. Che non vuol dire che cambia completamente, perché se l'azienda ha un core business, ha un modello di business più o meno esplicito, le attività sono quelle, però non è sul 50% del margine, del fatturato, scusate, che si gioca l'attività. Per competere anche vai a fare sul 10% o anche il 2-3% del fatturato, poi è molto simile anche nel costo, ti dà il fattore competitivo, ti dà quella spinta in più, che quando facciamo progetti di questo tipo o di tempi e metodi in azienda, quando migliori del 20% del tempo l'azienda non l'ha mai fatto, se no non lo stai vinto prima. E per cui attenzione che una volta fatto non è che sta fermo. Applicativi come Smart Operation sono software di VPN che consentono, senza rifare una volta all'anno, ogni 2 anni, lo sforzo in mano di quella delle processi, ma che non cambi, per cui comunque prima l'azienda funziona meglio sulla carta, quindi anche il cambiamento. Vado nella schermata giusta, cambio, aggiungo un processo, tolgo uno step, aggiungo un responsabile, rendo obbligatorio lo smarcamento, scusate il termine, della checklist, salgo dalla prossima istanza e già operativo. Anch'io all'inizio, quando sono partito, avevo i miei flowchart in Excel e anche mi davano bene sulla carta di cambiare, ma non erano operativi. Digitalizzare fino a questo punto dà molto, molto vantaggio. E l'ultimo pezzo già l'ha anticipato Alfredo, se processo è nella testa delle persone, quando le persone cambiano azienda senza andare in pensione, si portano via i vari pezzi. Vediamo se adesso il digitale mi segue. Ok, e questo in sostanza il trittico, l'ho chiamato io, non lo sa nessuno, però diciamo il nome in codice, del successo di un progetto di digitalizzazione che vale nel BPM, ma vale anche per il 4.0 e in generale vale per un processo di innovazione. L'azienda, quindi bisogna avere chiari i processi,
le tecnologie si comprano, ci sono aziende specializzate che li sviluppano, noi dobbiamo scegliere, perché poi software, per quello che Alfredo, non parlo di presenti, però tutti i softwareisti dicono che non software fa tutto il migliore del mondo, però dipende dall'obiettivo, quindi non è né vera né falsa questa cosa qua, ma soprattutto ci sono le persone che utilizzano gli strumenti, devono aver capito il processo e devono esserci tutte e tre. Se posso, probabilmente la parte non è retorica, ma la parte delle persone è sicuramente quella più importante, perché possono anche sopperire a lacune di processo o lacune tecnologiche. C'è un delay che inizia a irritarmi. Sai che faccio prima? Faccio così. Mi vedete spostarmi avanti e indietro? Ecco, quindi anche qua vado veloce, perché adesso mi sono già anche dilungato troppo. Quando è che si fanno questo tipo di attività? Qual è l'occasione che di solito lo scatena? Perché magari ho bisogno, mi vanno in pensione un po' di persone, o c'è stato un cambio generazionale per cui la persona nuova, il titolare nuovo, il titolare passato, il direttore nuovo, sente l'esigenza di consolidare, no? Quindi l'azienda che ha bisogno di riappropriarsi, non di rubare, ma di consolidare, fa sì che questo tipo di know-how rimanga in azienda e questo tipo di progetti viene utile, oppure con una vera riduzione dei costi che va bene o fa mai male, ed è anche il motivo più frequente, oppure perché appunto cambia l'organizzazione per un cambio generazionale, c'è un nuovo prodotto, un nuovo mercato, cambia il mercato, oppure qualcuno, e stiamo già parlando con Alfredo, vuole che non ce l'ha la certificazione per farla bene, perché farla bene o farla male, quelle cose, il principio della nonna, questo, dei nostri nonni, costa uguale, allora se lo fai lo fai bene, allora ti prendi la certificazione ISO, poi dei processi vivi che ti riducono davvero i costi e non pagare la certificazione, altrimenti non posso propormi a un cliente. Oppure anche adeguamenti normativi, oppure fusioni societarie, che magari non è un caso così frequente. Però, ok, fin qua è tutto bello, da dove si inizia? L'azienda, da dove la vedi, dal generale al particolare, dalle varie regolazioni, dalle varie funzioni, qualche volta c'è l'imbarazzo nella scelta. Inizio da tutto, è troppo. Faccio solo una cosa, magari una goccia nel mare, quindi risponderemo oggi a queste domande. Come posso farlo in breve tempo? Perché l'azienda comunque continua a funzionare e probabilmente non si riesce a distrarre troppe risorse, anche se magari chiami l'azienda esterna che te lo fa, ti aiuta, è un progetto di innovazione, non lo puoi comprare come la tecnologia, lo devi vivere, quindi va bene aiutare da dei consulenti o da degli esperti, però se non lo vivi è come il contadino che tenta di trapiantare una pianta da un luogo all'altro e la pianta muore. È molto meglio se cresce dall'interno, perché si radica, sono tutti qua. Non è tanta retorica, ma ne sono convinto, e questo vale anche per i processi. Quali sono i criteri per riprogettare un processo? Perché devo cambiare uno step, perché devo togliere o aggiungere un controllo? Ci sono dei criteri, adesso ve ne darò uno. Come individuo i punti di miglioramento? Come lo cambio? Lo spezzo in due, faccio un sottoprocesso, un processo dentro l'altro? E soprattutto questo che è importante, è la ricetta, non è preconfezionata come magari processi standard hanno, e ci sono anche molti libri che lo insegnano, come poi questi cambiamenti vengono conservati. È capitato molte volte anche a me, soprattutto all'inizio della carriera, fai il progetto, 10 mesi fai il BPR, poi cambiano anche il sistema gestionale. Per uno dei casi in cui si fa BPR è perché si vuole fare passare, specchiare il sistema gestionale, il sistema informativo amministrativo, quello delle fatture, quello degli ordini, ora fai il BPR, lo cambi e poi ottieni un sistema vecchio, nuovo, più costoso, con le procedure vecchie, piuttosto che anche interventi non legati strettamente ai processi. Dopo 3 mesi torni in azienda e le persone sono tornate alle vecchie abitudini, perché l'abitudine è un po' difficile, per cui è giusto che cambino. E questo è un principio classico, anche qua mutuato dall'in management, chiedersi, che questo lo si può fare anche senza software e nel primo step, quello che sto facendo, per chi lo sto facendo, chi è il cliente del processo, non è necessariamente il cliente finale, quello che paga le fatture, ma è il mio collega, o è un processo che ci avvale, o sono più, per cui non sono io il cliente, qua probabilmente
autorispondetevi, io mi sono già molte volte mi autorispondo, qualche volta anche fermarsi a dire chi è destinatario e che fa bisogno ha, e magari chiedergli, dare anche questo l'importo nel documento autorizzativo, si risparmia tutte le volte 10 minuti, un anno, 20 minuti sono. E poi chiedersi qual è il valore che ha questo cliente, che cosa vuole. Quindi può volere rapidità, può volere precisione, può volere quantità, può volere qualità, e qua potremmo tenere una lezione, e potrebbe volere anche qualcosa che è in contrasto con altri obiettivi, perché lo sappiamo tutti, vuole un prezzo basso, il cliente, quando è il cliente finale, vuole un prezzo basso, vuole una consegna rapida e vuole la qualità. E tutte e tante volte è difficile da fare. Quindi ogni passaggio, quindi anche senza mappare il processo, intanto che sto facendo questa email, intanto che sto dando questa risposta, e a chi intanto che vi parlo me lo sto chiedendo, quello che sto facendo, l'azione che sto compiendo adesso, è un'azione che soddisfa l'obiettivo, quindi nel caso di arrivare ad essere rapidi, aumenta o diminuisce il tempo? Se la risposta è sì, un'azione a valore va mantenuta ed è giusto anche digitalizzarla. Se la risposta è no, vuol dire che distrugge il valore, comunque lo limita in qualche modo. E qua la teoria del Lean ci insegna, c'è una biforcazione, questo spreco è necessario perché mi è imposto da una normativa, da una procedura, o c'è un bene maggiore che viene reso se lo faccio in quel modo, sì, è uno spreco necessario, ma andiamo a limitare le risorse. Oppure se la risposta è la domanda, è valore, no, è necessario, no, smettiamo di farlo, non lo facciamo più, e anche senza tanti software, senza tante cose. E questo è, diciamo, è una forma mentis che è molto semplice, cioè il principio del valore, del spreco, dell'imbedment, che può essere una chiave di lettura, una chiave di reingegnerizzazione dei processi stessi. Credo che questa sia l'ultima. Vai tu, Alfredo, infatti era l'ultima. Grazie. Allora, grazie Andrea. Bene. Sicuramente è importante capire alcuni aspetti fondamentali dei quali poi anche noi siamo partiti. Perché il concetto è che se parliamo di business process management, se parliamo di strumenti, allora dobbiamo partire dalla logica che tutto quello, mi fa un po' ridere, tutto quello che noi oggi stiamo utilizzando in maniera, diciamo, all'ingrosso, è tutto basato su una logica anglosassone. Se parliamo di CRM, la maggior parte dei CRM che siamo abituati a vedere sono CRM basati su cosa? Su quello che è il modello americano, dove negli Stati Uniti chi fa Customer Relationship Management ha 10 persone in batteria che mettono dati dalla mattina alla sera. Noi italiani non siamo così, cioè anche perché noi siamo abituati che una persona fa 10 cose. Cioè, quindi noi siamo partiti da un presupposto e mi hanno detto bene, se i dati che avevamo visto rispetto a quelle sono le necessità dell'azienda. Adesso andiamo un attimino. Cioè, trasferimento delle conoscenze, relazioni scritte, documentazione storica. Cioè ci sono queste quattro esigenze, questo è un po' quello che abbiamo valutato. Comunicazione di cambi di compiti e processi. Necessità di concentrare il tempo sulle attività produttive ad alto valore, disporre di dati quantitativi e qualitativi delle attività svolte. Ci siamo detti bene, tutto benissimo. Oggi questo come le aziende cercano di farlo? Lo fanno con i fogli Excel, con un po' di ERP, con un po' di gestionale. Ma perché? Perché alla fine non esistono. E infatti, quando noi siamo venuti in contatto con queste necessità, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, come giustamente il buon Andrea diceva, abbiamo iniziato a fare una software selection. Quindi, era il periodo che, piango il periodo in cui viaggiavo, Stati Uniti, Giappone, era un periodo che andavo avanti e indietro abbastanza frequentemente, ho detto, entriamo in maniera decisa per andare a trovare le soluzioni. Sta di fatto che alla fine di soluzioni le abbiamo trovate. Peccato che quando poi le metti a contatto con quello che è il tessuto imprenditoriale nostro, italiano, non funzionano, perché l'ultima cosa che volevamo fare era fare l'errore che è stato fatto nel 2002, sul discorso proprio del CRM, che sembrava che fosse la panacea di tutti i mali dal punto di vista dell'organizzazione della relazione, poi alla fine quanti oggi stanno implementando veramente il CRM in maniera funzionale?
pochissime aziende. E sono tutte aziende che lavorano magari con numeri di clienti molto alti, mentre la maggior parte degli imprenditori oggi qui, parliamo anche di aziende di una certa dimensione, il portafoglio clienti ha 200, 100, 400 aziende, che sono già tantissime da un certo punto di vista. Quindi non va bene. E allora a questo punto abbiamo colto, tra virgolette, un po' una sfida. E per fare questo, oggi vorrei ricordare Davide Ossati, che è qui con noi. Allora, perché mi ha detto è venerdì, cioè dopo quindi settimane sono impegnate, siamo anche verso fine anno, insomma una cosa easy. E allora mi ha detto, perché sennò io e Andrea li facciamo le storie così, e mi ha detto, no, chiamiamo qualcuno che oggi ha iniziato questo percorso e che in prima persona, infatti quello che fa Davide ha un doppio valore. Innanzitutto che ci mette la faccia e l'entusiasmo. Secondariamente è che fa quello che io ho visto poche volte, cioè un imprenditore che fa vedere come lavora. Cioè, soprattutto a Brescia, adesso è una cosa più unica che rara, perché di solito le cose si tendono. Quindi, Davide, benvenuto. Io terrò la voce. Buongiorno a tutti. Sono molto contento dell'invito di Alfredo per poter spiegare un po' la nostra esperienza nell'implementare questa nuova visione aziendale che prima non c'era all'interno della nostra realtà. Vi rubo 5 minuti per spiegare cosa fa la stanza elettrotecnica. Infatti guarda, non ho preso la cartelletta perché volevo la cartelletta come da valletta, no? Ok. Okay. Prego. Posso, già, posso. Prego. Okay. Lo stanza elettrotecnica è una realtà bresciana, storica, nata nel dopoguerra da mio nonno. Noi ci occupiamo di impiantistica elettrica, in particolar modo di impianti tecnologici e anche di elettromeccanica, quindi abbiamo più business unit all'interno della realtà. Siamo una realtà costituita da una cinquantina di persone e questo nel tempo ha comportato un'organizzazione sempre più importante. Ci occupiamo di clientela legata al mondo del terziario e dell'industriale in particolar modo, quindi anche la relazione con i clienti sta diventando sempre più importante e strategica, in quanto tante informazioni magari sono telefoniche, tante informazioni sono via mail, quelle che sono più importanti, o addirittura tramite WhatsApp, cosa che ormai penso sia di capiti un po' a tutti. No, bisogna partire da un presupposto, perché entrando un po' nello specifico, cioè il lavoro che fa Davide con il suo team, se vogliamo prendere per esempio lo sviluppo di impianti molto complessi, per esempio per la grande distribuzione organizzata. Esatto, partiamo dalla progettazione degli impianti fino alla realizzazione. Parte dalla progettazione non è semplice quando le informazioni sono poche, di conseguenza siamo i promotori delle ricerche dell'informazione, partendo dall'ufficio tecnico, per poi arrivare all'ultima informazione che deve arrivare all'operatore in campo, che non è presso la sede, ma in realtà è presso il cantiere. In questo momento, ad esempio, stiamo realizzando 10 cantieri in contemporanea, e quindi questo comporta un flusso di informazioni che deve essere ottimizzato. Ecco, qua c'è un aspetto, entriamo un po' a toccare quello che è la base. Noi siamo partiti al contrario, da una dinamica psicologica, che è la psicologia sistemica, quindi il concetto di fare sistema. Quando io parlo di sistema, esempio pratico per descrivere che cos'è un sistema, è il nostro corpo umano. Abbiamo un sistema respiratorio, un sistema nervoso, ed è bellissimo come tutti questi sistemi sono in relazione uno con l'altro e fondamentalmente sanno quello che devono fare, sanno come lo devono fare, e proprio grazie a questo equilibrio noi siamo in salute. Ci rendiamo conto quando uno di questi sistemi è in disequilibrio, che cosa accade? Stiamo male. L'azienda lavora nella stessa identica maniera. Se prendiamo l'esempio che portava Davide, cioè Davide con il suo team gestisce una serie di complessità non banali, perché si parte dal presupposto di andare prima di tutto a comprendere di che cosa si sta parlando, e da lì si costruisce tutto, cioè un impianto per, e correggimi se sbaglio Davide, per un supermercato è fatto da tantissimi sistemi, giusto? Certamente si parte da tanti elementi anche legati tra di loro, e quindi noi dobbiamo riuscire a
oltre al fatto che oggi i tempi diventano molto stretti, è un motivo in più in cui la comunicazione non può perdere neanche un elemento. E di come una comunicazione che arriva magari in ritardo o viene interpretata può creare anche dei problemi. Di servizi, dei problemi importanti. Si potrebbe arrivare anche dei ritardi di apertura sui supermercati. E questo non è mai capitato, però. E lo sottolineo nel senso che sono tanti anni che ne facciamo, anche senza nuovi strumenti, se l'abbiamo sempre fatta. Speriamo di non... Scusa, mi sento un uomo completo. Sembra una bella valletta. Esatto. Ok. Molto bene. Ok. No, scusa, ti ho interrotto. No. Ok. Terminato. Gestione sistemica. Allora, quindi è interessante come siamo partiti da un concetto che non ha niente a che vedere con un'organizzazione tecnica, ma fondamentale perché, e diceva prima bene Andrea, non stiamo parlando di processi produttivi. Dove c'è una macchina che viene programmata, fa i suoi cicli, c'è sicuramente una persona che verifica quello che sta succedendo, no? Attenzione! Cioè, ma è tutto basato sulle persone e su quanto queste persone siano in grado di fare sistema. Soprattutto in un momento nel quale ottimizzare i costi non vuol dire lasciare a casa le persone, vuol dire essere certi che le persone che stanno lavorando, io dico sempre, non per te, con te, siano persone che sanno quello che devono fare, come lo devono fare e che soprattutto sono realizzate nel fare quello che devono fare. Questo uno dice, vabbè, ma non è che posso svegliarmi tutte le mattine e fare festa. No, però non posso neanche alzarmi tutte le mattine e avere il mal di pancia perché devo andare a lavorare. Cioè c'è una via di mezzo in tutto questo. E questo significa creare quell'equilibrio. Io andrei a vedere il percorso che abbiamo fatto. Vado avanti. Vai. Allora, aspetta che... No, stai, tienilo tu, io utilizzo la mia voce baritonale. Allora, prima di tutto, c'è un altro aspetto importante. Vabbè, Davide questo lo fa da sempre, cioè la tua azienda praticamente ci può dire è una parte dentro e una parte fuori. Esattamente. Perché descrivi anche un attimo questo come avviene, perché è interessante. Cioè, come funziona un'attività, per esempio, di uno sviluppo di un progetto, cioè dal punto di vista interno ed esterno? Beh, allora, si parte ovviamente dall'acquisizione delle informazioni presso i clienti, spesso anche informazioni che provengono direttamente dal cliente. Ovviamente devono essere vagliate in base alle esigenze che ci poniamo. Parliamo ad esempio di impianti fotovoltaici che oggi si sente sempre più l'importanza legati alle materie di prezzi energetici. Oggi vi è molta fretta, le materie prime non permettono di essere realizzate in tempi così brevi. E bisogna quindi gestire queste informazioni con il cliente per poi anche portare la pianificazione della realizzazione stessa di questi impianti con la forza lavoro che è legata al cantiere dislocata al di fuori delle mura dell'azienda. Abbiamo delle squadre che partono la mattina presto e che rientrano a casa loro perché abbiamo dei servizi di reperibilità, di conseguenza lasciamo i mezzi a disposizione degli operatori e dei tecnici, quindi questo comporta anche che alcune informazioni non siano con una riunione mattutina con tutti e devono quindi dipendere dagli strumenti che noi abbiamo adottato fino adesso e in questo momento ancora di più con l'implementazione del flusso di processo. Ecco, qua c'è un altro, quindi applicare un flusso condiviso e costantemente ottimizzato è quello che appunto diceva Davide, trasformare ogni dipendente in un responsabile. Una piccola cosa rispetto a questo, io quando andiamo a fare gli audit all'interno dell'azienda facciamo sempre una domanda, ma quanti, com'è strutturata la tua realtà? Mi fa, guarda, ho 20 dipendenti, un responsabile che fa... No. Allora, il concetto, qua c'è un piccolo gioco di parole, responsabilità significa abilità a dare risposte. Quindi nel momento in cui ho un dipendente, a me piacerebbe che quel dipendente diventasse responsabile. Quindi il concetto è quante persone ho all'interno della mia azienda? Ho 20 responsabili, ho 20 persone che sanno quello che devono fare, come lo devono fare e sono indipendenti. Indipendenti non vuol dire che c'è l'anarchia, eh? Cioè vuol dire che sanno governare la loro posizione lavorativa e non è cosa da poco.
Questo torniamo sul concetto di realizzazione. Non a caso nel percorso che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo in compagnia di Davide, ma in compagnia anche di tante altre realtà, è proprio quello di andare a vedere che cosa è necessario prima di tutto per le persone per poter essere poi degli ottimi responsabili e motivati come tale. Qua abbiamo fatto questa iconcina qua, let's rock, perché noi adesso faremo, senza entrare troppo nel tecnico, faremo dei salti. Allora, quello che vedete qua è poi il nostro SmartOp. SmartOp che cos'è alla fine? Non voglio entrare nel tecnico perché non è questo il contesto, però SmartOp non è nient'altro che la trasformazione, e l'abbiamo messo in pratica quello che non abbiamo trovato nella software selection. Abbiamo detto, bene, se vogliamo essere italiani lo dobbiamo essere fino in fondo. Se una cosa non esiste, l'italiano se la costruisce. E così abbiamo fatto, con tutte le difficoltà, perché non siamo a Silicon Valley, però il risultato è quello che vogliamo farvi vedere oggi, ma non da un punto di vista tecnico, facendo dei giusti passaggi con Davide per rispondere. E poi benissimo, riprendo quello che ha detto Andrea, perché mi piace un pezzo per volta rispondere a quello che sono stati un po' i quesiti che Andrea ha portato. Quindi di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un applicativo innanzitutto in cloud, quindi accessibile da smartphone e da tablet, che può essere utilizzato all'interno dell'azienda ed in mobilità. Che cosa stiamo vedendo qua, Davide? Questa è la schermata, diciamo, su cui io tutti i giorni lavoro, fondamentalmente cerco di lavorare meglio di quello che in questo momento, ma ci sono tante attività ancora aperte. Vi ho una schermata nella quale si possono selezionare i vari processi che noi stiamo facendo in questo momento su differenti commesse che stiamo realizzando. Si può vedere magari uno stato di una grafica, azioni contabili, quindi proprio come diceva prima la fatturazione, che non è soltanto mandare una fattura. Cioè qua dentro, comunicazioni. Qua dentro fondamentalmente Davide ha Davide come ogni operatore all'interno dell'azienda, perché quello che vedi tu lo vedi tu come amministratore e come direttore generale. Esattamente. Mentre i tuoi operatori vedono semplicemente le attività loro assegnate. Quindi se una schermata di questo genere potrebbe essere un po' fuorviante, per quanto riguarda l'operatore vede solo le proprie competenze. Quindi chi si occupa della parte amministrativa vedrà se poi ha assegnato la gestione della documentazione amministrativa, chi invece è legato alla parte progettuale vedrà solo quanto riguarda quell'area di vita. In aggiunta anche le sezioni di comunicazione con i clienti o comunicazioni bloccanti. Ecco, qua notiamo anche una cosa fondamentale, che è il pragmatismo. Cioè, assegnate a te sono solo le attività del quale, per esempio in questo caso, Davide è coinvolto direttamente, quindi vuol dire che se una di queste attività verrà aggiornata da un suo collaboratore o magari da un fornitore, da un cliente o quant'altro, Davide riceverà notifica come tutte le persone che sono coinvolte in quell'attività. Quindi dimentichiamoci le email con le 500 persone per conoscenza, tra cui casualmente la 501esima è quella che avrebbe più utilità a ricevere quel messaggio e casualmente non è stata messa. Assegnate i tuoi settori vuol dire attività che magari fanno parte, tu ovviamente lui essendo direttore generale le vede quasi tutto, e ai sottosettori sono attività delle quali tu ne hai responsabilità. Con questo non vuol dire che lui deve operare in 349 attività, ma se lui ad un certo punto, se Davide dice, ma rispetto a quella segnalazione che aveva fatto che ce l'ha in carico, oggi in un'azienda diciamo classica vuol dire alzare il telefono e parlare con Piero, a che punto è quella roba lì? E Piero risponde. In questo caso le cose cambiano un attimino. Certamente, io apro l'attività e visualizzo lo stato di essa e è assegnato a che punto è. Di conseguenza posso anche chiedere un aggiornamento senza dover chiamare o bloccare il collega che sta facendo un'attività magari con un cliente o al telefono.
Ok, allora torniamo sugli altri argomenti, di modo che poi li andiamo un po' a snocciolare, perché è interessante anche entrare. Allora, bello che chi è venuto l'ultima volta sta rivedendo delle cose, ma se l'altra volta abbiamo fatto tutto un passaggio teorico, oggi invece siamo in pratica. Infatti io vado veloce, le faccio apparire tutte. Allora, perché qua iniziamo a rispondere a quelle dinamiche che ci siamo detti. Allora, prima di tutto, condivisione della responsabilità. Responsabilità identitaria di impresa, processi. Quindi definire indici di performance, piani strategici, economici, operativi. È interessante perché quando ci siamo incontrati con Davide ha espresso in maniera molto chiara, come la maggior parte degli imprenditori, quelli che per lui sono gli obiettivi da raggiungere. La differenza sostanziale, come ha detto lui, noi non abbiamo mai fatto aprire in ritardo un punto vendita, ma la domanda è questo: quanta energia è costata? Perché nel momento in cui non hai strumenti per poter monitorare determinati aspetti, ma tutto si basa sulla relazione diretta, è molto più impegnativo. Quindi, innanzitutto, poi essere consapevoli di dover gestire un'organizzazione multigenerazionale. Che cosa significa? Io devo partire dal presupposto che se io ho un'organizzazione con delle logiche operative di processo consolidate, perché l'età media dei miei operatori storici supera abbondantemente i 40 anni, non da dire ne ho 43, però cioè, parliamo di imprese dove magari giustamente, dopo magari Francesca giovanissima, cioè bisogna partire dal presupposto che se noi vogliamo avere un futuro come imprenditori dobbiamo mettere nelle condizioni che un professionista giovane con poca esperienza entri nell'organizzazione e sappia cosa deve fare, il come magari anche deve farlo, e se ha qualcosa di non chiaro si possa mettere in relazione con un responsabile. Ma con questo non vuol dire, come accade spesso, arrivano due persone nuove e una persona, un senior, deve passare un anno e mezzo con questi due ragazzi frustratissimi di fianco ad insegnargli un lavoro e lui non è nelle condizioni di fare un lavoro. Quindi dobbiamo pensare ad un trasferimento anche di quello che è una logica procedurale. E adesso quello che stiamo vedendo qua poi lo vediamo. Poi dar forma ad un processo organizzativo nel quale ogni funzione è responsabile di sé e del sistema. Esiste una regola che dice: se tu vuoi sapere come è il modo migliore per fare qualcosa, devi chiederlo a chi la fa. Questo che cosa significa? Che se partiamo da un presupposto, come ci siamo detti, processi chiari e quant'altro, noi dobbiamo pensare a una struttura e a una logica grazie alla quale sì, il flusso è, come giustamente abbiamo fatto quando abbiamo incontrato Davide. Davide, dimmi come si sviluppa un impianto. Nel giro di qualche ora l'abbiamo messo giù, ma il vero vantaggio, la vera ricchezza è nata quando abbiamo iniziato a calare quelle modalità direttamente con chi quotidianamente fa ogni singolo pezzo di passaggio. E qua, tac, e qua infatti parliamo di cosa? Parliamo di processi. Quindi, benissimo, abbiamo detto organizzazioni, informazioni condivise, immobilità. E adesso magari andiamo direttamente qua. Adesso entriamo nella logica dei processi. Cioè, quindi trasferimento del know-how. Chi deve fare cosa, ma non solo chi deve fare cosa. Come deve essere fatto? Partendo dal presupposto che se io, facevi l'esempio prima dell'amministrativa, cioè se io sto cercando una nuova figura amministrativa, devo partire solo dal presupposto che è un'amministrativa. Ma il modello di lavoro, io idealmente, per come lo vedremo adesso, e se utilizzo questa logica, glielo trasferirò tramite una digitalizzazione del know-how di chi ormai da anni quella cosa la sta facendo in azienda. E qua parliamo di processi. Prendiamo, dimmi, quale processo? Partiamo dal principio, che dici? Va bene, sì, lo vedi. Prospect, quindi insomma, okay. Il primo incontro con un ipotetico target di cliente, quindi qui abbiamo digitalizzato un po' gli step da fare in questa fase,
conseguenza che sia io, che sia anche un altro interlocutore, un altro collega che debba essere, avere un'ipotesi di incontro, segue questa procedura. Ecco, qua digitalizziamo i processi, che cosa significa? Significa che quello che abbiamo scritto sulla carta lo rendiamo in maniera molto intuitiva all'interno di quello che è una struttura. Quindi noi abbiamo, allora, partiamo dal presupposto che qui dentro noi possiamo procedurare tutto, ok? La logica con la quale proceduriamo, Davide ha detto, mi piacerebbe monitorare dal processo commerciale fino ad arrivare alla chiusura amministrativa. Cioè, quindi, tutto il percorso che per me rappresenta a tutti gli effetti il flusso di lavoro. In questo caso abbiamo trattato una business unit che è l'elettroimpianti, giusto? Parte impianti, sì. Esatto. Allora, ti faccio proprio delle domande molto, molto pratiche che rispondo lì. Da dove abbiamo iniziato, Davide? Analizzando il metodo che attualmente abbiamo in corso. Cioè, attualmente, o che era in corso prima di implementare SmartTop. Ok. Quindi, le nostre abitudini. Esatto, non si inventa niente. Una regola e una lezione che ho imparato sulla mia pelle è che guai al consulente di processo che entra in azienda pensando di fare l'innovatore, perché spesso, soprattutto nelle aziende italiane, rischi di uscire con la coda tra le gambe, perché a volte delle cose anche che sembrano non performanti sono un vantaggio competitivo per quell'azienda. Quindi il concetto che cos'è? Partiamo da un presupposto. Da dove iniziamo? Cancelliamo oppure? Anzi no, li cancelliamo, siamo lì. Da dove iniziamo? Iniziamo da quello che c'è. Quello che c'è permette già di rompere un tabù fondamentale. Nuovo sistema uguale crisi. No. E alla fine tu ti troverai a fare le cose come le hai sempre fatte. Ok? Poi, quanto tempo ci abbiamo messo per digitalizzare? Una giornata forse, ecco. O meno. Però prima siamo partiti sul foglio di carta, diciamo. Perché erano già belli sulla carta. Quindi dopo siamo passati sulla digitalizzazione in SmartTop. Ma che in continua evoluzione poi. Questa è la cosa. Quelli ci arriviamo. Cioè, il concetto cos'è? Che io forse perché vengo da una cultura contadina che dice meglio una cosa, come si dice, sgrausa, ma parti, dai, vai. Quindi il concetto che cos'è? Che a differenza di tanti altri sistemi, qua dentro noi possiamo partire mettendo dentro quello che c'è con il minimo indispensabile e iniziare a lavorare. Poi, ovviamente, e qua arriva la parte divertente, non è il passaggio, quindi interessante, cioè i punti di miglioramento arrivano da chi, cioè io adesso Davide, noi lo sentiamo molto meno, perché sentiamo chi utilizza quotidianamente lo strumento e quindi si rende conto magari dei punti che abbiamo voluto, su cui vogliamo soffermarci, o dei punti su cui non ha senso soffermarci proprio perché diventano proprio controproducenti, come parlava prima Pasotti. Sì, volevo infatti far vedere, per esempio, nello sviluppo preventivo, ecco, esempio, approfondimento tecnico, quindi è necessario per un... Dove siamo qua, per esempio, Davide? Questa è la prima fase, no? Quindi di conseguenza abbiamo nella raccolta dei dati per lo sviluppo di un preventivo e anche chi si deve occupare di che cosa. Di qua responsabile commerciale che sei tu con l'ufficio tecnico. Esatto. Ecco, qua ho notato una cosa molto interessante. Allora, una cosa che abbiamo notato all'interno delle imprese è che spesso si perde un sacco di tempo nel lanciare la patata bollente. Che cosa significa? Arriva una cosa da fare, pronto. Cioè, non è che dico, no, aspetta un attimo, guarda che se vuoi che io, ufficio tecnico, ti faccia il preventivo, mi dia questa informazione. No, ce l'ho, te la passo. Poi, dopodiché, mi scrivi, dici, mi mancano queste cose. Io te ne do un pezzo e tu dopo mi dici, no, mancano ancora queste cose, mancano. Perdi un sacco di tempo. E questo è una situazione che spesso... Parliamo, adesso ho fatto l'esempio ufficio tecnico, ma questo si può trovare in tantissime altre dinamiche, in tantissimi altri processi. Quello che vedete qua e che poi lo vedremo applicate, cosa sono, Davide? Delle fasi, degli step, anzi no, delle checklist da dover seguire, che una volta, diciamo,
flaggate tutte le genesi di questo primo step, permette di passare a un successivo step, che è la stesura offerta, all'interno dei quali possono cambiare anche gli interlocutori che possono visionare la procedura e implementarla. Esatto. Qua dentro c'è un aspetto da non banale. Cioè, se tu non parli, allora, e già qua torniamo al discorso di responsabilità. L'ufficio tecnico dirà al commerciale: guarda, che se tu non mi dai queste informazioni, non c'è modo di andare al passo successivo. Questo è un aspetto fondamentale. Perché a questo punto la logica è: ok, ci siamo dati una scadenza, quella scadenza premette che io devo impiegare ogni singola area, ogni singolo sistema all'interno dell'azienda nel migliore dei modi. Questo che cosa significa? Che per impiegare nel migliore dei modi ogni singolo sistema dovrò partire dal presupposto che io soddisfo le esigenze che quel sistema ha, perché altrimenti inizia quello che poi si chiama a tutti gli effetti loop. Adesso lo state vedendo in termini architettonici, poi lo vediamo anche in senso applicato, cioè questo è il modo in cui il sistema si programma. Ovviamente anche qua abbiamo fatto una scelta, niente tecnicismi, perché se parliamo di programmazione di un sistema BPM vuol dire che io devo avere una persona, sempre tornando al metodo anglosassone, che ha studiato quel linguaggio. Quindi se noi avessimo fatto una roba del genere, probabilmente ad oggi saremmo ancora noi ad utilizzare Smartop, ma sicuramente anche una realtà come quella di Dalia non può permettersi di avere un business process manager che fa solo ed esclusivamente programmazione del sistema. Quindi qua dentro noi che cosa facciamo? Andiamo semplicemente a programmare le attività dicendo chi deve fare cosa, ma non solamente chi deve fare cosa, ma anche come deve essere fatto. Quindi quel famoso trasferimento del know-how che dicevamo è fatto. Punti di miglioramento li abbiamo definiti, perché sono i punti di miglioramento che vengono sviluppati nello sviluppo nell'attività quotidiana. Cioè, ad oggi si fa fatica a dedicare, non so, cioè, quanto tempo, oggi c'è tempo libero in area tecnica? In questo momento no. Proprio di no. Cioè, pensate se io dovessi pensare di dover ritagliare nel corso del mese dei tempi in cui dico adesso implemento i processi. No, qua dentro io entro, modifico il processo e il processo è già operativo. Punto. Questo è il punto focale su qua. Dobbiamo lavorare on the job, dobbiamo lavorare secondo dei criteri di efficacia e di velocità che permettono di performare, perché se alla fine utilizzare uno strumento mi rallenta, a quel punto qua diventa un problema, non è più un qualcosa che mi aiuta, ma mi ostacola. Detto questo, torniamo ai nostri argomenti. Vabbè, relazionarsi costantemente con il team, adesso questo lo vediamo, il trasferimento del saper fare, come dicevamo, creare un ambiente fertile del passaggio generazionale, non sto qua a dirvi perché è abbastanza ovvio rispetto alle cose che abbiamo detto. Cioè, allora, c'è una cosa che in questo momento stiamo facendo che è particolarmente più usante, infatti Francesca, poi parleremo anche del processo del progetto innovazione, sta seguendo in questo momento, è successo un problema, magari un problema su un'assistenza, e a quel punto lì tu hai indagato qual era il problema e da lì è subito scaturita l'esigenza di andare a definire un processo più dettagliato per quanto riguarda una fase all'interno dell'officina, che prima poteva essere, era basato su conoscenze personali del BPM, adesso deve essere ovviamente condiviso il più possibile. Infatti qua che cosa abbiamo fatto? Allora, se fino adesso abbiamo parlato di processo operativo, nel senso, adesso invece parliamo di processo produttivo. Cioè, la logica è stata, se io posso adottare quella logica per step, per checklist, che poi adesso, ripeto, lo vediamo proprio applicato, la domanda è, ma perché io non posso prendere questa logica e se io devo effettuare un riavvolgimento motore, perché non posso andare a stilare tutta una serie di processi che permettano a una persona, magari con davanti un tablet, di dire fatto, 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 hai qualche dubbio? Rivolgiti al responsabile.
Quindi il passaggio, allora due cose, innanzitutto mettere al sicuro il trasferimento del know-how. Oggi non c'è, l'altra volta c'era, Ramazzini e Giglio fanno revamping di macchine utensili, per esempio per lo smontaggio di alcuni mandrini un po' particolari, hanno utilizzato Smalto per poter dire questa cosa la devi fare così, e l'operatore quindi in questo caso non parliamo solo di trasferimento del know-how in termini di processo extra produttivo, ma anche produttivo, in questa logica, dove certo non andrò a mettere dentro i tempi di produzione della fase di riavvolgimento, ma bensì perché li metto nel gestionale. Esatto, bensì delle attività bloccanti che devono essere controllate. Esatto. Tra cui anche da non sottovalutare tutti i controlli qualità, perché quel problema che è nato proprio da sono stati saltati dei passaggi di non essere data l'importanza adeguata al passaggio. Ok. Capiterà anche tra aziende quasi. Quindi preservare il cambiamento significa che quello che io faccio innanzitutto nel momento in cui l'ho digitalizzato, lì non me lo tocca più nessuno. Cioè, può solo migliorare. Infatti, criteri per riprogettare e quant'altro, ad oggi come cosa avviene? Cioè, noi abbiamo fatto una prima rilevazione, l'abbiamo messa in pista subito, è stato bellissimo perché su questo mi piace, allora lui è ingegnere, quindi come tutti gli ingegneri ha detto no, voglio anche spaccare il capello in 35. Dopo siamo partiti con un eccessivo controllo probabilmente, quindi ha ingessato un po' le fasi operative. Comunque ci ha fatto anche riflettere su queste fasi operative. Pensandoci, abbiamo poi iniziato a comprendere, ma questo è necessario, questo è superfluo, allora siamo riusciti a snellire alcune fasi e dedicare più attenzione a delle situazioni più importanti, modificando le procedure che vedevamo prima. Esatto. No, che poi questo preserva un po' da quello che è la voglia del o la domanda del vorrei ma non posso. Cioè, io penso che se alla fine non avessimo fatto insieme questo passaggio, nella tua testa ci sarebbe sempre stato il tallo di dire ma se all'inizio, al posto di dedicarci all'essenziale, avessimo espanso molto di più. Vuol dire che mi hai fatto cascare apposta nell'eccessivo... No, nel senso, ma perché è giusto che... Allora, tu hai dei figli, io non ho figli, però è bello perché alla fine poi a livello proprio psicologico vale la stessa identica cosa. Cioè noi impariamo quando cadiamo, cioè quando facciamo degli errori. E quindi il concetto è, non è che è inutile dire ad un figlio, no, non fare questa roba perché guarda io alla tua età mi sono fatto male, perché la prima cosa che farà è quella. Cioè, ma è normale, è psicologia spiccia. Il concetto che cos'è? Che è importante dentro di sé essere confidenti di aver capito quali sono i limiti. Infatti è bello perché adesso anche nei processi che ormai vai già quasi da subito, hai gestito in totale indipendenza, è come adesso siano estremamente pragmatici. Sì, sono cioè, e viaggiano sotto una performance che non è la performance che si era pensata prima. Sì, un ulteriore vantaggio è quello di condividere i processi con chi li deve svolgere, di conseguenza non un ente esterno che pensa di sapere cosa stiano facendo, ma loro stessi facendoli si rendono conto se un'attività può essere sensata, può essere utile, può essere migliorata. Questa è una bella differenza. Eh sì, e i criteri per riprogettare, attenzione, avvengono nella maniera più bella possibile, che non è la direzione decide, gli operatori eseguono, ma bensì la direzione dà una linea, che è una linea di contenuto, una linea di qualità, nel senso questo per me è l'obiettivo imprenditoriale da raggiungere, ma lo si raggiunge insieme, secondo una logica di condivisione. Perché poi alla fine è anche vero che quando ti trovi bloccato ad un momento, infatti adesso qua vediamo un po' l'esempio di un processo, questa ovviamente l'ho creata io come esempio, giusto per non entrare in attività in questo momento operative magari anche un po' delicate, anche per la legge sulla privacy,
Allora, queste sono le checklist famose, ma la logica che noi andiamo ad esprimere in questo caso è che nel momento in cui vado a ad operare all'interno di SmartOp, come potete vedere, nel momento in cui un operatore dice no, mi sono reso conto che avrei bisogno anche, oltre che a queste informazioni, altre queste quattro informazioni. Entro, le inserisco, le testo all'interno del sistema, il sistema risponde, perché è vivo, per tutto quello che facciamo. Se io faccio una cosa qua, una ripercussione magari fra quattro, abbiamo parlato prima di step, quattro passaggi dopo. Però la cosa bella è che qui la gente comunica. Perché se io faccio un errore qua, si ripartirà magari da qui in poi, o magari già direttamente qui. C'è poi un altro aspetto importante, e qua magari volevo farti selezionare tu un'attività dove c'era un po' di storico. A quello storico? Fai, sì. Perché vorrei parlare del dossier, cioè il discorso che dicevamo prima. Asola. Asola. L'oggetto. Qual è? Sviluppo commessa, 144. Questo? Sì. Perfetto. Ma non leggiamo tutto quello che c'è scritto, ecco, magari. Cosa stiamo vedendo? In questa fase, in questo step, è la fase esecutiva della commessa, quindi viene gestita all'interno del gestionale per l'implementazione dei materiali, qui viene gestita tutta la parte un po' comunicativa con il cliente e con il capo cantiere. Perfetto, qua interessante. Se vuoi far scorrere su. No, volevo semplicemente, allora, qua abbiamo l'ufficio tecnico, Davide, Giorgio e Gianluca, che sono due collaboratori di Davide. Che cosa succede? Che noi abbiamo un'infrastruttura. Allora, immaginiamoci quello che è la situazione di un'azienda tipo. Tanti clienti, tante commesse, tante attività per ogni commessa, tanta comunicazione che gira. C'è un problema. Quando mi arriva un'email mi arriva, io devo vedere chi è, a che cosa fa riferimento, relativo a che commessa, e in più scatta anche una preoccupazione, che è ma tutte le persone che devono ricevere questo messaggio lo riceveranno? Non è cosa banale. Questo abbiamo calcolato nei nostri ordini, che fa perdere tempo medio quotidianamente, fa perdere il 30% medio del tempo operatore, dati alla mano, medio. Cioè, gestire l'email 30% tempo medio. Qua le cose sono diverse, perché se noi andiamo in fondo, qua noi abbiamo quello che chiamiamo il dossier digitale, dove dalla prima richiesta ogni operatore si firma e inizia una comunicazione, viene formato un dossier digitale che non si limita solo alle comunicazioni, ma anche chi ha passato e quale step. In più ci sono anche le comunicazioni mail effettuate con il cliente, in questo caso non ancora, mi sembra. No, c'erano? Nelle richieste figlio. Ah, ok, adesso arriviamo anche lì. Questo che cosa significa? Che se io ho un'attività come questa, che ovviamente ha passato preventivazione, tutti i vari step, se io voglio sapere qualcosa di questa commessa, devo andare a cercare nel cliente classico che dice ma io un mese fa ti ho detto blu. Devi andare a prendere l'email, no? Però non l'avevo detto Andrea. Aspetta, però Andrea, no, però lì è. No, qua dentro io un dossier in cui tutto quello che è stato detto ce l'ho lì. Altra cosa interessante, abbiamo due modalità di comunicazione, interna ed esterna. La comunicazione interna, chi lavora internamente nel dossier vede sia interno che esterno. Esternamente, SmartOp manda delle email e nell'email che manda c'è tutto lo storico del pubblico, delle attività pubbliche. Che cosa significa? Delle comunicazioni che se io è da 3 mesi che sto comunicando con me, tutte le volte che viene aggiornato il dossier, il cliente riceve il dossier aggiornato. Quindi se lui ti dice un mese fa ho detto bianco, scorri, no, era blu, va bene, ok, ho sbagliato.
Cliente o fornitore. Cliente o fornitore, ecco sì, bravissimo, cliente o fornitore. Però tu hai parlato di una cosa interessante che sono le richieste correlate, che sono poi le richieste figlio. Cosa sono le richieste figlio? Non ce la siamo preparata. No, allora sono, sono delle procedure che, come dice il termine figlio, fanno parte quindi di una richiesta più importante, quindi un sottoinsieme, che possono essere anche delle procedure differenti, come magari si legge un po' dai titoli. Esatto. Devo far vedere, ecco, esco fornitura, magari. Dico solo due cose in più. Allora, che cosa significa causa-effetto? Causa-effetto vuol dire, arriva, facciamo un esempio pratico, una richiesta d'assistenza. Che cosa scaturisce quella richiesta d'assistenza? Tutta una serie di attività che hanno dei loro attori, delle loro caratteristiche, dei loro processi. Io posso andarle a creare e tenerle monitorate, come in questo caso. Perché nel momento in cui io vado a vedere indietro e voglio capire com'è in questo momento il nostro famoso Asola, lui mi dirà, ecco, ha 6 figli aperti e uno chiuso. Quindi se Davide vuole avere una visione olistica di come sta procedendo questa attività, entrerà qui, come abbiamo fatto. Entrerà qui e potrà vedere nel dettaglio anche tutte le sottoattività. Cos'è che volevi vedere? Dicevi? Forse in fornitura può essere che ci sia qualche interazione con l'esterno. Sì. Eccolo qua. Per esempio questo domani da Barcella, copia lavorazione frutto vero 2. Mandato a Loris, che è per te un capo cantiere. Perfetto. Davide ha scelto, perché poi una cosa interessante della piattaforma è che non c'è una regola prestabilita, ma bensì possiamo pensare di creare un modello organizzativo utilizzando tutte le funzionalità. In questo caso Davide ha detto, per me un capo cantiere è una persona in mobilità che è abituata ad utilizzare l'email, e quindi utilizziamo Smartop all'interno, ma facciamo uscire dell'email al mio capo cantiere e risponderà direttamente da qui. Ovviamente nella gestione del dossier noi abbiamo anche il vantaggio di vedere quando il nostro interlocutore esterno legge i messaggi, e naturalmente anche poi, in questo caso, se lui fosse dentro in questo momento, sappiamo addirittura che è al suo interno. Ovviamente tutte le volte che viene aggiornato da qualsiasi attore il dossier, viene definita una notifica. Quindi la questione è, sono due regole. La prima è, se non è scritto non esiste, se non l'hai visto è perché l'hai ignorato, non c'è possibilità. La possibilità d'errore c'è di che una cosa sfugga. L'operatore ovviamente non utilizza lo strumento. Ecco, cioè. Ok, volevi dire ancora qualcosa qui? No, sono contento che non c'erano definizioni strane, o non abbiamo fatto molta figura, ecco. Però. No, beh, nelle comunicazioni interne si leggono le peggio cose. Quindi, esatto. Forse non l'avevamo preparata. Esatto, no. Quindi. L'ultimo, ecco, secondo me molto interessante è, e anche questo non era preparato, mettere in relazione i giovani talenti con un flusso codificato permettendoli di contribuire. Esempio è Francesca Strina, che è entrata in Orsatti, in questo momento sta facendo uno stage, dove grazie al progetto di cui parleremo dopo, che abbiamo chiamato progetto innovazione, è benissimo. In questi progetti è fondamentale già innestare i giovani talenti di fronte progetti strutturati, quindi non è che arrivi in azienda e poi si vedrà. No, c'è un progetto che è il progetto di digitalizzazione, in più Francesca sta anche lavorando su un progetto di controllo di gestione, però esempio, tutte le attività che in questo momento Francesca sta sviluppando all'interno dell'azienda, tra cui anche lo sviluppo dei processi produttivi ed extra produttivi, viene monitorato tramite Smartop. Abbiamo creato insieme, per esempio, dei processi di attività che stiamo seguendo, stiamo monitorando con le scadenze e quant'altro, perché io posso procedurare tutto quello che voglio. Abbiamo aziende che hanno adottato Smartop solo ed esclusivamente per gestire i propri progetti innovativi
all'interno dell'azienda. Quindi ha detto, vogliamo partire già a fare questo, perché attualmente, se vogliamo poi metterli a terra, dobbiamo avere un metodo. Detto questo, quindi abbiamo la digitalizzazione dei processi, che quindi una digitalizzazione del processo deve necessariamente comprendere la relazione, abbiamo visto come, non esiste digitalizzazione senza logica sistemica, la digitalizzazione dei processi deve essere voluta direttamente dall'organizzazione, non esiste digitalizzazione in nessun ambito senza una condivisione con tutti gli attori coinvolti. Questo, senza dire una parola in più, Davide l'ha espresso facendo vedere quello che ha fatto. Da quanto tempo è che stiamo lavorando su queste attività? L'abbiamo implementato aprile, maggio. Esatto. Quindi non è che stiamo parlando di un progetto di 2-3 anni. Cioè, considerando che nel giro di un mese si è partiti, tu hai detto una giornata per mettere, poi nel giro di un mese siamo passati dalla simulazione all'operatività. Sì. Ma anche prima. No, subito. Subito, è vero. Anche perché l'operatività permette di comprendere quali sono i problemi. Ero io che ti dicevo, facciamo un po' di simulazione. No, via. Quindi siamo partiti subito. Quindi, detto questo, ovviamente, qua, vabbè, l'ho voluto mostrare con il tuo organigramma, perché all'interno di Smartop che cosa faccio? Vado anche a definire quello che è la struttura con la quale opero. Il chi fa cosa, il perché, definisco le gerarchie. Chi può vedere, chi non può vedere, chi può operare, in che modo e quant'altro. E questo lo viene sempre governato dall'azienda. Questo diventa un valore importante, perché non basta dircele le cose. Dobbiamo anche dimostrarle. Cioè, io dico, l'organizzazione esiste nel momento in cui io la applico nella quotidianità. Un valore lo applico nella quotidianità, è un valore. Cioè, il valore è, come si diceva Giuseppe, ne parliamo alle sede aziendali, cioè, non avevo fatto un piccolo post su LinkedIn dove dicevo, ma sai che cos'è una brand ID strategica? E una tra le opzioni era, ne parliamo solo durante le cene aziendali. Quindi parlare di valori quando si ha le gambe sotto il tavolo va bene, ma non è quello, bisogna applicarli nella quotidianità. Riprendo la mia cartellina. Beh, innanzitutto, Davide, quali sono i vantaggi che tu in questo momento stai percependo nell'adottare, al di là di, perché dico sempre, Smartop non l'abbiamo creato per creare un software, Smartop l'abbiamo creato come conseguenza per poter mettere a terra l'organizzazione sistemica. Quindi, quali sono i vantaggi di aver iniziato a sviluppare sistemicamente la cosa? Sicuramente avere riflettuto sui processi che prima erano, diciamo, naturali, comunque sia legati alla persona che aveva esperienza, che conosceva il modus operandi. Adesso con questo sistema abbiamo messo giù, scusatemi il termine, ciò che facevamo, quindi anche una nuova persona può, direi, in pochissimo tempo comprendere quale sia il flusso operativo standard. Questo è sicuramente la cosa più importante. Secondariamente, il flusso della comunicazione è migliorato, e in questo momento stiamo cercando di farlo migliorare anche ai nostri clienti e ai nostri fornitori, punti sui quali ovviamente diventa importante farglielo conoscere. Sì, e soprattutto trasferire il motivo per cui è utile andare in questa direzione, in maniera molto pratica, cioè far capire ai nostri fornitori e clienti perché è stato scelto una strada di questo genere. Bene. Allora, Davide, ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza. Secondo me, no, non sei libero, perché una cosa che mi piacerebbe è lasciare spazio a un po' di domande, perché magari giustamente ci sono delle domande. Se le fate tecniche è meglio, perché sono più di natura tecnica. Vabbè, nel caso, ok, qua va bene. Ci sono domande? Curiosità? Dai, un po' di parte, però ti provo lo stesso. Hai eliminato oggi la mail con cui magari prima operavo generalmente con la comunicazione o quant'altro?
No, alcune comunicazioni magari più istituzionali, più formali, utilizziamo le mail, in particolar modo verso i clienti, mm-hmm. anche perché può essere, non abbiamo avuto ancora il tempo di poter spiegare a tutti, magari una comunicazione di questo genere che potrebbe essere vista in malo modo eventualmente, quindi a chi lo conosce già, allora abbiamo iniziato a comunicare mediante smartphone. Sicuramente quando iniziamo a dire ok, la comunicazione passa tramite questo strumento, si utilizza solo quello. Ottimo, grazie. Scusa al riguardo, la comunicazione al cliente mediante smartphone vuol dire che anche lui ha accesso alla tua piattaforma? No, non ha accesso alla piattaforma, ma ha accesso a una sezione della piattaforma. Sì, non chiaramente sì, però la parte relativa a lui tu gli dai un accesso per cui ha la stessa interfaccia grafica e utilizza lo stesso strumento. Esattamente, sì. Uguale. Verità usa solo la mail, perché è una domanda un po' borderline questa. Cioè, nel senso che quando io voglio comunicare con il mio cliente, l'operatore interno lo scrive all'interno di Smartop, al cliente arriva una mail, tra parentesi ogni richiesta ha un codice di protocollo, quindi se nel dubbio puoi sempre chiedere al cliente o al fornitore che numero vedi lì, 42, e accedo e lo vedo velocemente, esempio pratico, proprio ce l'abbiamo. Ah, no. Però in verità il cliente o il fornitore risponde con l'email. Quindi se riceve una mail e risponde con una mail. Esatto, ha un clic qui che lo porta in un'interfaccia. Esatto. Si apre una pagina web. Esatto, cioè clicca qui, lui entra, vede tutto lo storico, da lì risponde, può mettere dentro allegati, tutto come in una mail, uguale, esattamente così. E da lì poi la differenza sostanziale è che non arriva una mail a chi opera in Smarto, ma viene aggiornato il dossier digitale e tutte le persone che sono nel dossier digitale ricevono notifica che, per esempio, il fornitore, il cliente ha risposto. Qui ci sarà allegato il corpo. Assolutamente sì. Ci sarà proprio il messaggio con il testo come, esatto, però entra nel dossier digitale. Anche perché c'è un altro aspetto non banale, e questo di solito succede molto nell'ambito commerciale, cioè commerciale normalmente è quello che ha il contatto diretto con il cliente e a volte il cliente gli manda delle cose che lui a sua volta gira agli enti interni. Peccato, come accade a volte, discussione che abbiamo avuto, che ho avuto la settimana scorsa con un cliente, perché da questo punto di vista c'erano un po' dice no, ma dobbiamo ancora parlarne, poi dopo partiamo, e ha detto no, basta, domani riunione e si parte, per un motivo molto semplice: commerciale è bloccato in una riunione per 4 ore. Benissimo, la rettifica di un disegno è arrivata al commerciale. Quindi che cosa lo significa? Che hai una struttura che, dove lavorano in 5 su quell'esecutivo di disegno, dopo 4 ore, forse se va bene, questo arriva a casa la sera, vede la mail, la gira all'ufficio tecnico. Peccato che l'ufficio tecnico ha lavorato in 5 persone tutto il giorno per niente. Ritardo, incazzatura, buttare via tutto. Questo è un esempio di come invece, nel momento in cui, certo, il commerciale è coinvolto all'interno del dossier, benissimo, riceve la notifica insieme a tutti gli altri, ma l'ufficio tecnico, nel momento in cui riceve questo aggiornamento dal cliente, sa già quello che deve fare subito, e qui da questo punto di vista qua abbiamo un sacco di tempi, di problematiche e quant'altro. Altre domande? Scusate, però sono tardi, quindi rischio di fare una domanda che avete già spiegato. Ma questa implementazione che abbiamo dato è servita soprattutto per migliorare le comunicazioni con l'esterno, con i clienti, o anche all'interno vostro per gestire anche i flussi tra, non so, gli operai tecnici che escono, che imparano? No, anche all'interno, Sì, in questo momento in particolar modo all'interno. Adesso stiamo, diciamo, implementando l'altro verso l'esterno. Anche perché, come dicevo, una cosa che prima non gestivate. Prima era molto più verbale. Quindi, diciamo, si sta cercando di... Se non ce ne saremmo accorti, esatto. Non era nessuna certezza che la comunicazione fosse arrivata. Beh,
I fattori sono due, è tutto proporzionale al quanto una persona, alle capacità personali di una persona di ricordarsi le cose e di trasferirle e non interpretarle. E già qua abbiamo già detto tre cose impossibili. E l'altra è il concetto di che è tutto proporzionale al carico che quella persona ha. Quindi che cosa succede? Che finché noi pensiamo che le nostre imprese possono evolversi in base a quanto la gente tiene duro e quanto la gente ci sta dentro, il rischio è che probabilmente arriveremo a un punto in cui non ci stiamo più dietro. Qua che cosa succede? Ecco, una cosa secondo me interessante di SmartOp è che la prima versione era molto più automatizzata, questa è molto meno automatizzata. Uno si dice, ma perché? Scusami un attimo, automatizzare un valore? No, automatizzare un valore se devo automatizzare una macchina. Ma questi sono tutti processi di relazione. Quindi è fondamentale che le persone che lavorano qua dentro, prima di confermare le cose, prima di mandare un messaggio, leggano e ragionino. Perché, parliamoci chiaro, se oggi le nostre aziende sono sul mercato, è perché dietro c'è qualcuno che ci mette la testa e il cuore. Non perché ci sono dei processi automatizzati, perché sappiamo benissimo che ogni attività, ogni commessa, ogni richiesta ha un mondo a sé, perché dall'altra parte abbiamo un interlocutore che ha le sue peculiarità. E quindi sta a noi, e quindi il passaggio è, non possiamo demandare questo al nostro staff, dobbiamo essere noi che già creiamo delle buone pratiche per poter mettere nelle condizioni il nostro staff di limitarsi a fare bene cosa? Un buon lavoro di relazione e un buon lavoro di coordinamento con tutto il sistema azienda. Io volevo sapere, se possibile, se voi state raccogliendo dati per misurare in termini economici il valore aggiuntivo di questa introduzione di questo sistema. No, in questo momento. Sicuramente rappresenta un investimento che è importante per un'azienda. Presumo che il tutto, al di là di risolvere situazioni interne o esterne, deve avere alla fine chiaramente un tono economico tale che l'investimento abbia un senso. Quello si può dire è la rapidità con cui le informazioni sono condivise e quindi la rapidità con cui un lavoro può essere svolto. Quindi non siete in grado. Bisogna aver capito che da poco, peraltro, alcuni mesi sì, esatto, avete introdotto il sistema, ma non avete pensato di raccogliere dati, quindi di avere degli indicatori che tradotti in termini economici, poi ogni anno vi fa dire sì, ho fatto questo investimento, però ho risparmiato anche questo, quindi ammortizzo il costo di questo investimento un po' per io. In questo momento non abbiamo neanche un periodo storico abbastanza elevato per poter fare un confronto. Chiaro, no, è proprio che bisognerebbe iniziare con una situazione precedente. Allora, partiamo da un presupposto che questo si può fare. Noi abbiamo una gestione all'interno, una gestione commesse, un'attività, abbiamo tutti i report per poter arrivare e delle gestioni delle attività e come vengono svolte quant'altro. Fondamentale, domanda intelligentissima. La questione cos'è? Che allora innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto di quel famoso 30% di tempo perso operatore. È stato misurato? No? Sì, è stato misurato. Cioè, magari attraverso anche delle, non so, se gestivate le non conformità? No, no, non con loro. Cioè, allora, noi abbiamo fatto circa 300 audit nell'arco di questi 5 anni e abbiamo lavorato per trovare nella prima fase quali erano gli argomenti. Quelli ne abbiamo parlato. E poi abbiamo visto, bene, ma dove... Allora, abbiamo trovato gli argomenti. Bene, oggi questi argomenti che tipo di deficit stanno portando all'interno dell'azienda? Deficit in termini di... Cioè, noi pensiamo... Allora, un operatore di un ufficio tecnico che costa di media 3.000 euro lordi secchi al mese. Il 30% del suo tempo sono soldoni. Nel momento in cui io vado a monitorare... Certo che Davide ha detto bene, cioè magari, non magari, sicuramente fra un paio d'anni metteremo le performance di quanto chiudevamo questo processo 2 anni fa, e quanto, però è già, questo dato sarà già un dato ottimizzato, come giustamente diceva Davide, perché prima, né più né meno, dovendo gestire tutto a mano, dovendosi ricordare le cose, perché attenzione, i deficit te ne accorgi nel momento in cui inizi a misurarli, perché ci sono tanti, è capitato anche di fare gestione di processi all'interno di aziende, anche di una certa importanza che diresti, oh, figurati questi qua, sono
top 4.0, camone privato, no, niente. Cioè, quando sono andati lì, è saltato fuori, benissimo, uno va, ah, ma da quanto si fa così questo processo? Ma veramente, cioè, c'è il manuale della qualità esaltito, cioè, lo facciamo così da sempre, mai fatto così. Cioè, quindi, da questo punto di vista qua, già il dato che andremo a trattare fra un anno, in Orsatti, sicuramente avrà dei margini di miglioramento, perché li ha, ma proprio perché c'è quel continuo, quella continua evoluzione che è già di base. Cioè già, se pensiamo al tempo con cui gestivi prima l'attività di commessa, quando si era deciso di dire mettiamo dentro tutto, già adesso, se facciamo un paragone con questo, il lead time di un'attività cambia notevolmente. Dietro tutto questo c'è il tempo operatore, che detto tra noi è il costo più importante dell'azienda, non è la macchina che ammortizza. Un punto di partenza poteva essere, non so se loro chiaramente registravano e in qualche misura misuravano il non conformità dell'attività. Questo potrebbe essere un punto di partenza, cioè capire il numero di conformità annuale, il costo di pre non conformità. Questo si può fare, questo lo stiamo facendo. Processo, questo lo stiamo facendo. Sì, le non conformità io le definisco già delle macro, nel senso che sono palesi. Quello che noi effettivamente vediamo nella quotidianità sono tutte quelle micro attività che non sono mai state tracciate, ma se io le metto all'interno di un bilancio generale, annuale, sono giornate, giornate, ma non solo. Cioè, quello che noi ci siamo posti come primo obiettivo in questo progetto è quello di andare a ridurre lo stress. Perché il concetto non è solamente... Cioè, il rischio è che si parla di tempo operatore come tempo macchina. Cioè, la macchina, vabbè, la stress si rompe. Cioè, se una persona se ne va in azienda, è un problema oggi, è un problema serio, soprattutto se una persona, abbiamo valutato che una persona che è almeno 3 anni in azienda, vuol dire che ne ha spesi 2 a formare. Il terzo anno inizia a ingranare, se se ne va è un disastro. Quindi che cosa succede? Che è preservare veramente la sanità mentale. Perché nel momento in cui tu dici, cioè allora, eliminare non è un problema mio, perché è un problema sempre tuo. Perché se fai parte, un po' come se il fegato dovesse dire, ah vabbè, c'hai il sangue un po' sporco, mica te lo pulisco. No, aspetta un attimo, cioè il tuo lavoro, cioè, ma sì, non arriverà, no, un paio di storie. Quindi da questo punto di vista qua, già domani interessante, sì, possiamo valutarlo, però attenzione che non sono le macro che creano poi i servizi, ma sono tante piccole cose che normalmente passano inosservate. E poi c'è anche un altro aspetto che secondo me questo è sempre quello più divertente. Ente con 7 persone, di cui ce ne sono 4 che lavorano, una bravissima, cioè proprio questa è proprio quella che, ok, e altre 2 belle, responsabili, okay, 7 persone. Poi che cosa succede? Inizia a monitorare le attività. Ti rendi conto che quella bravissima è solamente un bravissimo leccaculo, perché è bravissimo a scaricare tutte le rogne a quei 4 poveracci che per loro condizione emotiva e mi sento dire caratteriale, invece stanno lì, fanno quello che devono fare, magari si fermano anche mezz'ora, e questo qua invece alle 5:30 saluta tutti e va a giocare a paddle. Cioè, è una storia vera, ovviamente, come avrete intuito. Cioè, questo aspetto qua, quando tu hai una gestione sistemica di questo tipo, dove le attività vengono ripartite, la domanda è, come mai quell'attività? Cioè, perché alla fine tu sei bravo tutto quello che vuoi, e non mi dico la faccia dell'imprenditore, quando, perché poi quando ci rendiamo conto che siamo stati presi per il culo da uno bravo, non da tutti proprio va giù, come dire, ma sì, ho imparato qualcosa, non è proprio... in questo caso non è andata così, però vabbè, questo per dire, è interessante questo aspetto. Abbiamo risposto alla domanda? C'era una? Tra le mie domande era strettamente collegato con la domanda anche del signore, cioè quindi è una piattaforma che gestisce le risorse interpersonali dell'azienda ottimizzandola. E questo fa quindi non anche registrando le performance dei dati in output di quell'attività di quelle persone, o mi sbaglio. Di che termine? Cioè la qualità di quella specifica attività? Esatto, gli output di uscita sostanzialmente di quell'attività. Ad esempio, se io ho una persona che invece occupiamo di tecnologia blockchain, deve
fare tot attività e l'output è, non so, x, y, z, e questo x, y, z io non lo posso monitorare se effettivamente è come lo vorrei io, derivato da quella di business. Lì, e inizialmente magari sono arrivato un po' tosto. È una bella domanda questa. Ne abbiamo parlato proprio stamattina rispetto a... Allora, il concetto cos'è? Allora, quello che... mi permetto di darti del tutto. Allora, quello che stai dicendo è strettamente, è intrinseco alla professionalità e alla capacità delle persone. Perché io parto da un presupposto. Allora, se io faccio un'impresa e ho un ente che mi costa del tempo e del denaro, devo partire dal presupposto di creare quello che è un effetto cosiddetto Doppler di qualità media che sia ovviamente soddisfacente per gli standard che io voglio offrire al mercato, giusto? In questo caso, buonasera. In questo caso che cosa succede? Che se questo è l'obiettivo, io ho due modi per farlo. O metto dei sistemi di controllo o li faccio diventare dei professionisti. Se io gestisco in maniera intelligente il processo delle checklist in termini qualitativi, hai fatto questo, ma c'è anche come deve essere fatto, e lui in quel momento lo spunta con consapevolezza, il prodotto che verrà fuori non mi serve un sistema che lo verifica, perché sarà ottimo. Questo noi l'abbiamo visto in enti, per esempio, un'azienda che seguiamo da un po' di tempo, che è un ente tecnologia molto spinta, perché lavora su sistemi di automazione molto spinta, dove lavorando su questa logica il livello medio di professionalità degli operatori è cambiato. E quindi a questo punto, se io mi prendo la responsabilità di dire fatto in questo modo, ma perché io ho capito bene che cosa significa farlo in quel modo lì, non vado a generare dinamiche di questo genere che peraltro costano un sacco di soldi. Perché? Perché potrebbero cambiare gli standard. Forse mi sono spiegato. Sì, certo. Io giustamente non conoscendo la piattaforma, magari potremmo immaginare una piattaforma, cioè un'area amministrazione dove abbiamo monitorato anche la dinamica di ciò secondaria di competenza delle varie attività e poi avete report, eccetera, giustamente. Ma è quello che si fa, è quello che si fa. Non ho la valutazione della qualità del dato che esce, ma per farlo uscire io determino degli standard, e nel momento in cui mi dici che hai rispettato quegli standard, io mi aspetto che quegli standard li hai rispettati. Grazie. A te. Diciamo che facilita l'autocontrollo. Sì, esatto. Che aspetta, c'era... Vado per ordine. Vorrei aggiungere semplicemente che noi comunque abbiamo il report commessa, nel senso comunque viene valorizzata in base a una differenziazione per commessa un output qualitativo in termini di costo tempo, non in termini di consenso, in termini di efficienza. No, ma fra lui parlava proprio secondo me di attività intrinseca specifica, no, volevo specificare che la parte di qualità del processo non la possiamo verificare, certo. Però possiamo misurare l'efficienza dello svolgimento. Quindi se uno ha fatto un corso alla persona, alla fine lo so. Se poi ha fatto bene il processo, abbiamo già verificato. Sarebbe solo specificato. Mi domanda solo una curiosità sull'utilizzo che fate voi, perché qui metto giustamente. E noi per quanto riguarda la comunicazione all'esterno, soprattutto con gli clienti un po' particolari, a cui non abbiamo ancora spiegato come funziona il fatto, la situazione in cui ci troviamo, che noi per quello lo chiedono, e lo gestiamo con una email separata, sì, con un sistema di email normale, tra virgolette. Ecco, voi come lo fate? Vi portate questa email all'interno del dossier di questo cliente? Poi facciamo adesso, importiamo le informazioni principali più importanti. Ok. Quelli che sono salienti per... Quindi copiate anche, riportate le email vera e propria dentro al dossier del... Sì, in questo momento sì. Perfetto. Quindi se ho una risposta, sì, che sì, sia sì, accetto questo offerto, oppure no, vogliamo una variante, questa cosa non funziona, la copiamo. Sì. In modo che tutti gli operatori, infatti, per quello che... legati a che possono accedere al dossier. Perfetto, sì, senza inoltrare la mail.
Sì, dobbiamo valutare anche di che cosa si sta parlando. Per esempio, sì, certo. Il ragionamento che facevamo con Davide mi ha detto: io conosco direttamente l'amministratore delegato del tal gruppo, non gli mando un'email con Smart, li scrivo dalla mia email personale, chiedendogli come stanno i figli e quant'altro. Quello poi copia e incolla ci sta, mentre tutte le altre cose possono tranquilla, cioè una conferma di un fornitore consegna domani, dossier di gestione. RFQ e quindi gestione acquisti e tutto ciò che ci sta dietro. Sì, in questo momento l'abbiamo preso di più con i fornitori, ma perché giustamente è più facile. Sì, ovvio. Anche perché potete immaginarvi dietro a un progetto suo che quantità di materiale di fornitori c'è. Cioè, sì, anche il fornitore che è esatto, che non è proprio dei più fornitori automatico che ci ha dato loro il sistema. Eh sì, cioè, normalmente è così. Esatto. La domanda è relativa un po' al discorso qualità, ma non qualità del miglioramento di prima, ma qualità del processo per quello che serve a Osaki. Se non sbaglio, visto che siete anche nostri piccoli fornitori, fate anche interventi di riparazione, interventi sul campo, eccetera. Quindi sì. Immagino che per chiudere il vostro intervento ci siano una serie di step, no? Da ricezione, uscita, i pezzi, l'esecuzione e poi magari un verbale di collaudo, chiamiamolo così, volte su altri cellule siete andati per voi. Tutto questo processo viene seguito da questa questo smartphone. Noi implementiamo cioè, i processi del service elettromeccanico di cui non abbiamo discusso, saranno implementati adesso. Questi progetto. Esatto. Dopo si interfaccerà con il gestionale. Questa è tutta l'implementazione dei costi e esatto, vero l'armatico gestionale. Ecco, qua tocchiamo anche un altro aspetto dove noi siamo partiti con l'idea che non è che Smartop deve prendere posto di altri sistemi. Che cosa significa? Che l'ha definito molto bene Andrea Andreoli, project manager della Bravo, spa di Biancamuno, che dice, quando l'ha presentato, diciamo, a tutto il team, ha detto Smartop è una bolla che lega tutti i sistemi che noi abbiamo all'interno. Cioè, in questo momento, Davide, ha anche dei sistemi di gestione, per esempio per l'organizzazione degli interventi e quant'altro, che è giusto che continuino ad andare in quella direzione lì. Quindi che cosa vuol dire? Che Smartop potenzialmente può gestire queste cose, ma se ci sono già sistemi che fanno già quello, Smartop farà quella parte in cui i sistemi non riescono ad andare proprio in profondità, tanto è vero che il lavoro che abbiamo fatto con Francesca è stato quello di dire attenzione, la priorità è gestionale, se il gestionale non lo fa, lo fa Smartop, se non lo fa Smartop lo facciamo magari con, in questo caso, dei fogli elettronici, però magari gestiti in maniera intelligente, però prima di tutto dobbiamo partire dal gestionale. Perché? Perché è inutile dire che l'azienda deve necessariamente basarsi e poggiarsi su un sistema gestionale. Perché nel sistema gestionale abbiamo tutto quello, possiamo perdere poi MRP, piuttosto che possiamo avere il MES, possiamo avere il sistema di gestione logistica, magazzino e quant'altro, WCM. Quindi rispetto a questo c'è anche OMS. Il nostro gestionale, tutti gli operatori compilano il report direttamente sul loro tablet o su un'interfaccia che non è quella di Smartphone, ma un'interfaccia che può essere vista come similare, ma legata al gestionale. Però che non, quindi con delle peculiarità di natura economica, non di natura comunicativa. Esatto. Ci sarà un legame con l'essere del flusso che farà Smartphone, perché è invitato a vederlo. Sì. Sì, andremo a valutare cosa è necessario ancora monitorare e cosa oggi non viene monitorato. Partendo dal presupposto che noi comunque in Smartop, per la sua peculiarità di essere molto flessibile, abbiamo per esempio questa grossa azienda che quando ci ha contattato gli ho detto guarda, siete veramente, perché venite a cercare noi? Ha detto in maniera molto semplice, perché ci piace pensare l'idea che in Smartop creiamo una logica condivisa operativa e nel momento in cui l'abbiamo condivisa la andremo a sviluppare
poi all'interno di SAP, ma faremo fare il lavoro una volta, visto anche quello che costa. È stato intelligente, molto intelligente. Poi si sono tenuti in smarto. Sta parlando di Streparava, giusto per dare un nome conosciuto. Anche perché quando è stato, quando SAP gli ha detto che ci volevano 2 anni e mezzo e 300.000 euro di investimento, qua con meno di, visto che parliamo anche un po' di cifre, pensando consulenza, operatività, tutto, qua con meno di 20.000 euro sei a posto, tenendo conto che non dimentichiamoci che oggi c'è il credito d'imposta formazione e innovazione, che su una base di 20 utenti ne investi 20 nella piattaforma, te ne rientrano 40-45, perché ovviamente i 20 operatori che operano secondo il nuovo metodo e fanno innovazione, il 50% del loro tempo lordo rientra in credito d'imposta. Quindi questo è uno strumento che è ancora stato riconfermato nel 2022 ed è il motivo per cui adesso tantissime aziende stanno scegliendo di andare in questa direzione, perché ovviamente ne hanno tutta la convenienza e bisogna innovazione, è importante farlo adesso, perché comunque da quello che stiamo vedendo in giro e stiamo sentendo, non stiamo andando avanti, non stiamo andando di fronte a un 2022 dove ci sarà tanto da sciamolare champagne. Quindi è importante in questo momento riuscire ad ottimizzare il più possibile, ma ancora di più tenersi vicino alle persone che meritano, dandogli una mano a lavorare meglio. Questo è l'obiettivo che ci poniamo. Prego. Volevo chiedere se in questi 6 mesi abbia visto al suo interno un miglioramento, o comunque come ha accettato il sistema questa modalità di comunicazione, cioè gli operatori, cioè i collaboratori. Abbiamo stato a contatto ed è stata un'evoluzione con gli operatori, quindi non è stata imposta, anzi quotidianamente valuto con loro, ma questa procedura è adeguata, funziona, è bloccante, è efficiente, se no modifichiamola, parliamo in tempi molto brevi, ma facciamo le modifiche che sono necessarie. È stata adottata, sì non vedo dei grandi problemi, anche con i capi cantiere, magari che sono delle persone tecniche non molto avvezze a delle soluzioni di questo genere, ma con l'arrivo di una mail rispondono con facilità. Una volta che è stato dato l'input, evitiamo WhatsApp, evitiamo tutti gli altri sistemi che possono essere sfruttati, o la telefonata veloce, mi rispondi, fai prima, quando senza trovare qualcuno occupato. Quindi no, devo dire che la semina per ora sta funzionando. Sì, non è un caso, cioè quando noi ci siamo trovati di fronte a dover, perché noi prima abbiamo creato il paradigma e poi abbiamo creato il programma, e devo dire la verità, lo dico sempre, il 60% delle logiche con cui è stato sviluppato il programma non abbiamo mica sviluppato noi, le hanno sviluppato le aziende che abbiamo intervistato, cioè è stata una raccolta, ma tu come lo vedi? Poi dopodiché abbiamo iniziato un periodo in cui sono partite 4-5 aziende che abbiamo considerato, le abbiamo selezionate, le abbiamo considerate le aziende tester, e lì ci hanno dato di quelle svoltolate, perché poi ovviamente l'obiettivo non era creare un programma, l'obiettivo era creare il programma per loro, e quindi da questo punto di vista ci siamo trovati di fronte al paradigma di dover dire attenzione, il primo obiettivo che abbiamo è di eliminare totalmente quello che è il passaggio che avviene quando cambia un gestionale. Ma per un motivo molto semplice, Davide l'ha espresso bene, ma meglio di così non si poteva. Cioè che non è una cosa che cade dall'alto, ma una cosa che si costruisce insieme. E qua nasce anche il concetto psicologico della paternità. E quando lo scarrafone è tuo, ci pensi 2 volte a dire no, non lo uso, perché è anche un prodotto tuo. Quindi quello che noi vediamo all'interno di un'organizzazione è che quando iniziano a lavorare in questo modo, veramente si prendono cura quello che hanno fatto, perché una parte di loro è lì dentro, e quindi quando c'è anche una parte tua differente è un sistema in cui ti dico oh perfetto, da ieri le cose le facevi così, da oggi le fai così, ma come cavolo? Allora lì succede quello che è proprio l'aspetto proprio dicotomico che avviene quando cambi gestionale, che è un disastro, 2 anni di lacrime, così non avviene, anche perché puoi decidere. Noi partiamo, per esempio, la nostra strategia è bene, situazione tipo analisi generale di processo. Abbiamo notato che qua ci sono queste 3 cose, tre situazioni problematiche. Iniziamo a lavorare da lì, digitalizziamo quella parte lì, anche perché se tu risolvi quel problema lì,
Dopo che cosa succede? Alla macchinetta del caffè ci sono quelli degli altri enti che dicono, cavolo, però vediamo un po' rilassati, cosa è successo? Perché abbiamo fatto bene, sto funzionando, e non lo voglio anch'io. C'è Tecnopress, c'era nell'incontro precedente, è stato interessante perché abbiamo fatto, come abbiamo fatto con Davide, tutto il fil rouge della commessa, poi ad un certo punto, quando il responsabile dell'ufficio tecnico è stato coinvolto, gli abbiamo detto, bene, qua allora di le informazioni che servono a te, perché te le darà il commerciale, poi ad un certo punto si è fermato e mi fa, no, scusa un attimo, ma tu mi stai dicendo che io potrei gestire il flusso del carico del lavoro del mio ente qua dentro, ripartendo le attività? Sì. E come, quindi la dashboard vuol dire che ogni mio operatore avrebbe la sua dashboard con che cosa deve fare dentro? Sì, quando partiamo, e siamo partiti. Perché il concetto è, un po' come lo definisco, immaginatevi un treno dove alla fine non siamo noi che carichiamo tutti a modalità di portato, no? Facciamo una stazione, ogni stazione un ente, e poi lì la gente sale a bordo. Ma perché? Perché vede che su si sta bene, cioè fondamentale. E sempre, torniamo sempre indissolubilmente alla condizione di benessere. Questa è la base sul quale abbiamo cercato di sviluppare questa logica. Altre domande? E poi, pam, vedo che ci sono. Non avevo smarto, ma io ho lavorato dietro le quinte. Dietro le quinte, vedi? Il processo ha funzionato. Sì, mi sembra di capire questo, che oltre che monitorare quindi lo stato di avanzamento di una commessa, con la smart op si possano monitorare anche le attività dei singoli collaboratori. E mi chiedo anche come questo possa facilitare lo smart working, non so se nella vostra azienda l'avete adottato. L'abbiamo adottato in momenti più difficili che abbiamo vissuto tutti lo scorso anno, sicuramente molto di più. Cosa succede? Non l'avevamo quando c'era, però se simularsi mentalmente la stessa situazione, molto più comodo. Prima sarebbe stato tutto una condivisione o un inoltre di una mail, di conseguenza leggiti la mail, magari una mail che sarebbe stata inviata comunque sia un interlocutore di cui il proprio interesse proprio deve essere una pura conoscenza e basta. Quindi direi, ragionando sullo smart working, forse cade a fagiolo. Se noi abbiamo realtà che fanno customer care su SmartOp, e tra stare a casa e lavorare in ufficio sono arrivati al punto in cui determinano, hanno il calendario in cui determinate giornate lavorano a casa, ma non c'è differenza, perché alla fine nel momento in cui c'è un processo, è condiviso, le informazioni le trovo tutte dentro, cambia niente che tu sei qua. Io ho visto all'interno di ICOM, cioè l'agenzia di consulenza, che da quando poi abbiamo iniziato ad utilizzare noi SmartOp, cioè da 3 riunioni alla settimana, siamo passati a 1 riunione alla settimana, che dura mezz'ora. Perché tanto il concetto è che tutto quello che è l'andamento di lavoro, l'aggiornamento delle attività di lavoro, le ho già lì dentro e sono aggiornati in tempo reale. Cioè io ho finito la nostra riunione, arrivo a casa, mi apro il mio tablet e vedo se ci sono delle attività a mio carico, ovviamente in ambito, nell'ambito che mi compete. Cioè, quindi assolutamente sì, smart working. Ma nell'eccezione vera, smart, che non vuol dire a casa, punto e basta, no. Vuol dire che deve essere veramente smart. Altre domande o sciabogliamo? L'ultima domanda e poi sciabogliamo via, come se non ci fosse un domani, l'ora dell'aperitivo. Ah sì, che c'è domani? Domani c'è. Ma è sabato. Sì, no, te la spiego. Okay. Non sono bravo. Era una battuta da ingegnere. Ecco. Siamo nel posto giusto. Comunque. Esatto. Non con i fuochi. Bene. Detto questo, se non ci sono altre domande, vi voglio chiudere semplicemente dicendovi, non voglio, sto qua a dirvi. Avevo un sacco di slide che non hai fatto vedere. Sì, no, ma allora, un invito, noi ovviamente col CSMT continuiamo questi audit, cioè quindi se quello che avete visto avete detto, ah cavolo, interessante, mi piacerebbe approfondirlo, noi
proprio di prassi, facciamo un audit in azienda dove analizziamo il processo, le attività operative di base, e da lì diciamo, guarda, ne vale la pena magari partire da qua in questa modalità e quant'altro, tenendo conto che questo è un primo passaggio ovviamente totalmente gratuito. Altro aspetto importante al quale ci tengo particolarmente, perché è nato proprio, io mi occupo di diverse attività di carattere sociale, ma questa secondo me è una delle più importanti, che è il progetto innovazione, ovvero che quando parte un progetto di digitalizzazione di questo tipo, viene aperto, viene mandato, innanzitutto viene creato proprio un cosiddetto pitch, una presentazione, come normalmente si presentano alle aziende più importanti, ma questa presentazione del progetto aziendale non va a un ipotetico super cliente, ma va a degli studenti dell'università. Giustamente, se vogliamo che siano a livello, se vogliamo impiegare ad un certo livello, devono avere ovviamente anche un trattamento tale. E l'obiettivo che cos'è? Parte un progetto di questo genere, bene, gli Atenei insieme al CSMT si occupano insieme a noi di fare una selezione del personale, di ovviamente studenti che reputano quel progetto interessante per valutarlo come possibile esperienza o anche come possibile lavoro futuro, e da lì si cala per sei mesi, un anno, poi dopo dipende anche dal tipo di progetto, lo studente, che viene ovviamente rimborsato, e quindi non stage gratuito e poi vediamo, viene monitorato, vengono definiti dei KPI e un progetto, e dietro quel progetto si crea, indipendentemente che poi si decida di andare avanti sia da una parte o dall'altra, c'è un valore, una crescita. E questo è il progetto innovazione. Io ringrazio tantissimo Davide per il suo intervento. Grazie. Ringrazio ovviamente CSMT, ringrazio Andrea per sempre questo caldo benvenuto e per l'ospitalità, perché è sempre un contesto bellissimo. Ringrazio voi per il vostro tempo. E poi, se vuoi dire qualcosa, poi... Unisco ai ringraziamenti, magari ce lo diciamo davanti a un bicchiere. Esatto. Qua davanti. Grazie a tutti. Grazie.